Posso? Sì. Allora, sì, no, questa è più grave, perché in tutti e tre i casi l'elemento penale in questo momento non è dimostrato, non solo, in alcuni casi non c'è neanche, non si è neanche indagati, credo che Lotti non lo sia neanche. Ma quello che succede qui è che c'è un comportamento non solo inopportuno, ma pericolosissimo, che coinvolge una potenza straniera, che non è una potenza straniera a caso. Ma una potenza straniera di cui il leader della Lega si dichiara un seguace. Ma Quando come si Salvini è dichiara andato un amico a degli Stati Mosca, Uniti, disse: io mi darò Calenda? meglio. Ma una Aspetta, potenza aspetta, straniera aspetta, aspetta, rappresentata no, da ma no, chi? posso, Aspetti, fammi aspetti. finire, mi fai finire perché sto in collegamento. Quando è andato a Mosca, ha detto: io mi trovo meglio in Russia rispetto all'Unione Europea. Quando venne Putin al Parlamento, venne Mattarella al Parlamento europeo, lui disse: io darei indietro due Mattarella per mezzo Putin. Quindi voglio dire, è chiaro che ha un rapporto molto forte secondo le sue parole. Ora, siccome gli elementi sono molto chiari, cioè questa persona, Savoini, è una persona strutturalmente collegata alla Lega, soprattutto nei suoi rapporti con la Russia, e siccome esce fuori un audio che dimostra che lì c'era prima un accordo politico che può essere millantato da entrambe le parti, però in questo caso è molto più grave perché chiama in causa la sicurezza nazionale e espone l'Italia a un isolamento internazionale di cui non avete un'idea, non avete un'idea. Cioè il rischio vero, e qui dall'Europa la percezione è fortissima, è che il governo italiano sia tagliato fuori da ogni decisione che riguarda l'Unione Europea, come già è stato, tant'è che non ha preso neanche una vicepresidenza di una commissione, altro che ribaltare l'Europa come doveva fare, perché la si ritiene un pericolo per la sicurezza europea e italiana. E se voi questo non lo capite, non siete pronti a governare. Perché questo è una questione di responsabilità istituzionale. Allora, è successo questo incidente? Non è, la tangente non c'è stata? Lo penso anch'io, non penso che Eni l'abbia fatto. Ma andate in Parlamento, chiarite fino in A dir fondo, basta cosa? A di dire chiarire balle, non esiste la politica lasciamo fare, lo fate internazionale. dire. Ma la Ma politica politica, un momento, internazionale, cosa sta succedendo rispetto alla Russia? ma scusate, ma la politica internazionale la chiarisce all'interno del COPASI, chi ha la delega dei servizi segreti se si vuole parlare di quello. La politica internazionale la chiarisce, la geopolitica internazionale la chiarisce il Ministero degli Esteri, il Ministro degli Esteri se si vuole parlare di quello. Ma Ma va, di cosa dai, ma il stiamo ministro degli parlando? esteri, Calenda, se il guarda, ministro degli io esteri però non funziona è un così. turista per Io caso, ma non che ti. dici? Dai, su. Oi, ascolta, io non ti interrompo, però tu non lo fai con me, perché sennò vai avanti Scusa, hai ragione. con la tattica di quelli che la sanno più lunga, che No, non vedo, che non vi ha no. Ha portato definito in modo un tanto. po' pesante il ministro degli esteri, Calenda. In che senso? Adesso ha Ma ha detto il cambiato idea ministro. 70 volte, prima ha fatto gli inni. Turista per caso, prima ha fatto gli inni al sovranismo, adesso vuole venire a fare il commissario in Europa, ha cambiato completamente linea. Non è il ministro degli esteri che governa la politica estera italiana, E chi lo è il governa? presidente del Consiglio e il leader del principale partito di governo. Ma dai, allora Salvini non conta niente sulla politica No, estera? il leader del principale partito di governo Salvini non che conta non può niente? fare un incontro con le associazioni di categoria, ma deve andare a riferire in Allora, Parlamento sentiamolo perché però, conta su sentiamo quello che il leader. voi volete, su cui conti. Sentiamo il Ragazzi, leader dai. del principale partito di governo che come ha reagito ieri alle domande su questo caso Savoini. Sentiamolo, Salvini.